Ciao guagna per tutti ragazzi, benvenuti in questo ultimo video dedicato alle 3 2021, anche se forse ce ne sarà un altro in cui faremo un po' un resoconto rapido di quello che è stato le 3. Allora, ovviamente sono in tenuta per parlare della conferenza di Nintendo. Prima di cominciare però, ogni tanto sentirete un foglio che va, perché qui sotto parlerò solo io, vedrete solamente il mio bellissimo faccione. Non posso, allora, non è che non posso, è successo un caso. Prima di parlare della conferenza di Nintendo, facciamo un attimo di riepilogo. Nella giornata di ieri mattina, in pratica 12 ore prima della conferenza di Nintendo alle 3, Nintendo Japan ha detto che non si poteva restreamare la conferenza. Probabilmente questo era riferito solamente al Giappone, però Nintendo ha un modo un po' particolare di comunicare, infatti anche tanti italiani, anche tanti portali italiani, parte della stampa specializzata, ha detto no, ok, non facciamo il restream perché potrebbero esserci dei problemi. Restream vietatissimo anche specchiando le immagini, facendo sentire suoni, niente, era possibile solamente fare delle reaction, come se, ecco, io guardassi qualcosa e guardo in camera e dico voi non lo state vedendo, però vi dico io, è bellissimo. Un modo, una censura, chiamiamola così, che io non ho capito, a parer mio incomprensibile, veramente. Quindi non so neanche se sia possibile mostrarvi dei trailer, dato che ci sono alcune compagnie, lo vedete con i nostri TG domenicali, per le quali non possiamo mettere trailer in alcun modo, ma solo gameplay, e ci sono dei giochi che ancora non sono usciti, quindi è difficile mettere dei gameplay, nonostante stiamo parlando di quei giochi, non metterò trailer, quindi vi parlerò, sarà una chiacchierata, ecco, e ci concentreremo sui giochi più grossi che sono stati annunciati, sui maggiori annunci, tralascerò ovviamente le cose secondarie. Trovate comunque un recap più completo sul nostro sito www.wagna.it. Partiamo col dire che questo Direct non è stato tra i migliori sicuramente, non è stato neanche tra i peggiori, è stato sicuramente meglio dell'ultimo, che risale a febbraio, marzo, ora non mi ricordo. È stato sicuramente meglio, anche se ci aspettavamo qualcosina di più. Soprattutto non è arrivato l'annuncio di Nintendo Switch Pro, o New Nintendo Switch, non si sa come si chiamerà, la console mid-gen che a quanto pare esiste, perché ne stanno parlando tutti, però Nintendo continua a fare orecchie da mercante. Allora, la conferenza è iniziata con Super Smash Bros. Ultimate e la collaborazione con Tekken, arriveranno i personaggi di Tekken, il 26 giugno, scusate, arriveranno delle nuove informazioni, in un evento dedicato, una live. Non vi so dire molto altro su questo Smash Bros. Ultimate con Tekken, perché non sono un grande appassionato di Smash Bros. L'unico motivo per cui prima o poi comprerò Ultimate è per giocare a Banjo-Kazooie, solo per quello. Poi Mario Party Superstars, nuovo gioco della serie, uscirà il 29 ottobre. Vi ricordate quando fecero quella raccolta di minigiochi rimasterizzati per Nintendo 3DS? Mi pare si chiamasse Mario Party The 100? Un nome simile. Ecco, praticamente la stessa cosa. Hanno preso dei tabelloni qua e là dagli altri giochi della serie e li hanno messi appunto in Mario Party Superstars. Vabbè, Mario Golf Super Rush invece ci viene ricordato che uscirà tra pochi giorni, quello sembra un titolo sportivo veramente carino. C'è stata una valanga di porting remastered, uscirà tra l'altro anche Marvel's Guardians of the Galaxy di Square Enix, incredibile, non so come sarà possibile. Poi Metroid Dread, questa è stata la grossa sorpresa. Invece di Metroid Prime 4, che è quello che stiamo aspettando tutti, Nintendo ci annuncia Metroid Dread, che è un nuovo gioco della serie in due dimensioni con grafica tridimensionale. Quello che abbiamo visto dal gameplay, che ovviamente, ripeto, non posso farvi vedere, sembra veramente carino, ci ha riportato nelle atmosfere di Metroid, uscirà l'8 ottobre. Io per il momento mi rifiuto di essere particolarmente eccitato, perché l'ultima volta che sono rimasto eccitato per un Metroid lo sviluppo è stato cancellato ed è ripartito da zero. Quindi aspetterò un paio di giorni prima dell'uscita del gioco per essere veramente eccitato. A parte gli scherzi, comunque finalmente un ritorno di Metroid, e speriamo che sia veramente un gran gioco. Poi WarioWare Get It Together dal 10 settembre, nuovo gioco della serie WarioWare con tantissimi minigiochi. Personalmente me ne strasbatto, avrei preferito un Wario Land, ma ormai non lo vogliono più fare. Annuncione di Shin Megami Tensei 5 dal 12 novembre. Ragazzi, se non avete mai giocato la serie Shin Megami Tensei, giocatela, perché
è tantissima roba, assolutamente. E poi c'è stato il momento finale dedicato a Zelda. Vi ripeto, ci sono stati tanti altri giochi, ve li trovate tutti nel resoconto che vi lasciamo sul nostro sito. Il 35esimo anniversario di Zelda è quest'anno. Secondo me non verrà festeggiato a dovere, perché oltre a Skyward Sword HD, che uscirà il mese prossimo, è stato annunciato il Game & Watch di Zelda, contenente credo i primi tre giochi della serie di Zelda. Va bene, oggettino da collezione, insomma, gli appassionati sicuramente lo vorranno, un po' come fu il Game & Watch di Super Mario l'anno scorso. Però non c'è nient'altro per festeggiare i 35 anni di Zelda e mi dispiace tantissimo. Tra l'altro mi dispiace che l'unico gioco rimasterizzato di Zelda per i 35 anni sarà Skyward Sword, quando a mio avviso ce ne sono altri che avrebbero meritato enormemente di più questo onore. È andata così, forse perché vogliono anche sfruttare i giochi. Sono rimasto un pochino decentrato, vabbè, forse perché vogliono sfruttare anche molto i Joy-Con con le funzionalità di Skyward Sword. E vabbè, fortuna è che la chiusura di conferenza è stata con Breath of the Wild 2, titolo ancora non ufficiale del gioco, che si è mostrato in un nuovo breve trailer. Uscirà nel 2022, ci è stato mostrato questo gioco, che punterà molto di più sulla verticalità, punterà sull'esplorazione anche del cielo, lo hanno detto gli stessi sviluppatori durante il Direct. E questo era tutto, questo è quello che è stato mostrato in questo Direct. Vi ripeto, non è stato nulla di eccitante, ecco, a parte l'ultimo annuncio, veramente, cioè grazie che esce nel 2022, anche se non ne sono sicurissimo. Per il resto una situazione un po' problematica quella creata da Nintendo, cioè non capisco la motivazione di non permettere il restream. Vabbè, al di là di questo, per quanto riguarda i videogiochi è così. Io mi aspettavo anche qualcosa su Mario Platform, proprio magari un nuovo Super Mario Bros o qualcosa di simile. Niente Mario Kart 9, non si è fatto vedere Pokémon Legends, che deve uscire fra 6 mesi, non so cosa stiano aspettando. In generale un E3, magari ve ne parlerò in un video a parte, secondo me un po' sottotono. Posso capire che ci siano state mille difficoltà per creare questo evento, bla bla bla, però ci sono state delle conferenze che sono state obiettivamente pesantissime da seguire. Capcom. Comunque, a parte questo, io vi saluto, ci vediamo ad un prossimo video, spero di avervi tenuto compagnia in questo E3 2021. Sul nostro sito continuate a trovare notizie che usciranno ovviamente anche in questi e nei prossimi giorni, e ci vediamo ad un prossimo video.